Chiusi parchi, giardini e spazi pubblici a Loreto, dove da ieri fino al 28 febbraio rimarranno serrati anche i battenti delle scuole di ogni ordine e grado, attivando la didattica a distanza. La città mariana fa da sé e chiude per Covid. Con i contagi che corrono, complice anche la variante inglese, il primo cittadino non ha esitato ad anticipare le misure restrittive attese dall'alto, poi arrivate ieri, quando il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l'ordinanza per mitigare il flusso dei cittadini in entrata ed in uscita dal territorio della provincia di Ancona, in vigore fino alla mezzanotte di sabato. Ad oggi sono 175 i positivi nella città mariana e 170 le persone in quarantena. Abbiamo ritenuto importante anticipare tutte le decisioni anche dell'Istituto Superiore della Sanità, ha spiegato il sindaco Moreno Pieroni, proprio perché Loreto e l'amministrazione volevano lanciare un messaggio ai concittadini ed anche all'intera collettività regionale. La città di Loreto, io dico purtroppo in quest'ultimo anno, non ha avuto più la presenza né di pellegrini e turisti. Se voi pensate che nella città mariana, con questo santuario mondiale, nel 2019, negli anni passati, raggiungevamo anche 1,5 milioni, 1,8 milioni arrivi, non avendo questi numeri, non avendo proprio nessuna presenza e non avendo locali, come dire, di grande assembramento e quindi locali privati, e l'analisi che abbiamo fatto nasceva dal rapporto scuola-famiglia. Quindi il maggior numero di casi nascevano da questa o dalle famiglie o dalle scuole. Non si tratta di una zona rossa, ma poco ci manca, sommando l'ordinanza regionale nata da un giusto confronto, secondo Pieroni, con le amministrazioni delle zone interessate, con quella emanata dal primo cittadino, si ottiene un clima dal sapore di lockdown. Nonostante ciò, però, ha spiegato Pieroni, i loretani hanno accolto con comprensione le nuove restrizioni. Abbiamo fatto una scelta molto forte, consapevoli di aver chiesto ai nostri concittadini un ulteriore sforzo, ma certi che tutti insieme si possa superare questo momento. È stata chiusa anche la mostra su Raffaello, riaperta poco tempo fa dal comune. Abbiamo fatto anche un'ulteriore due iniziative che vanno fuori dall'ordinanza. Abbiamo deciso di controllare quotidianamente coloro che sono in quarantena. Ci hanno giunto notizie da tanti cittadini che tanti che sono in quarantena, tanti, diciamo alcuni che sono in quarantena, uscivano dalle proprie abitazioni per andare a fare spesa o quant'altro. E quindi questo non deve più accadere, quindi già da ieri hanno cominciato a fare i controlli. L'altra è che stiamo controllando fortemente i centri commerciali. A Loreto ce n'è soltanto uno, un centro commerciale, un piccolo medio centro commerciale, poi tutti i supermercati dove anche lì sappiamo che si possono avere assembramenti maggiori. La stragrande maggioranza dei loretani ha preso con grande soddisfazione questa ulteriore situazione. Poi naturalmente io capisco bene le difficoltà dei genitori, perché la chiusura delle scuole comportano sicuramente delle problematiche all'interno della famiglia per la gestione dei figli e quant'altro. L'onestà intellettuale di queste famiglie farà sì che a mano nel tempo tutti insieme possiamo capire che per il bene dei nostri figli dobbiamo fare delle iniziative.